Lavoro, infrastrutture e salute. Lasciamo agli altri le grandi promesse non mantenute da 50 anni. Noi per la prima volta ci presentiamo in tutta la Sicilia, in tutti i comuni, in tutte le province, con donne e uomini all'altezza, con tanti sindaci. E se uno fa il sindaco in Sicilia vuol dire che può fare tranquillamente il parlamentare regionale o nazionale, per proporre un po' di lavoro in più, infrastrutture e salute, e quindi vuol dire più ospedali, meno liste d'attesa, più medici, più infermieri, meno code in questa terra straordinaria. C'è il tema poi sicurezza e immigrazione, l'ho dimostrato sulla mia pelle da ministro, bloccare gli sbarchi si può, contrastare gli scafisti e i trafficanti di esseri umani e di droga si può, non è possibile che le televisioni di mezzo mondo parlino di Sicilia, di Lampedusa, di Pantelleria, di Pozzallo, di Agrigento, di Trapani solo per il tema dell'immigrazione clandestina. Col voto del 25 settembre si può dare una marcia in più con la Lega sia in regione che a livello nazionale. Io penso che il centrodestra abbia donne, uomini e numeri per stravincere sia in Sicilia che a livello nazionale. Io sono già come capo della Lega con la testa al 26 settembre, quindi al giorno dopo il voto. Qua c'è l'emergenza bollette luce e gas, per cui invito tutti i partiti a non perdere tempo, a non dividersi, a non litigare a Palermo, a Roma, a Milano. Su questo bisogna approvare una legge come quella francese per bloccare gli aumenti di luce e gas adesso, non a ottobre, a novembre, perché rischia di essere tardi. E poi ci rivediamo in Sicilia nei prossimi giorni. Io purtroppo, fra virgolette, sarò a Palermo il 16 settembre per l'ennesima puntata del processo a mio carico, perché ho bloccato gli sbarchi, però ne approfitterò per incontrare tanti altri siciliani. Fatemi dire che è bello entrare anche nel cuore della Sicilia, non solo sulle coste, sulle spiagge, ma anche nella Sicilia centrale. E sono orgoglioso di aver candidato fra gli altri anche in Sicilia il presidente dell'Unione Italiana Cechi, perché nessuno venga dimenticato e perché l'abbattimento di barriere architettoniche arrivi finalmente in Parlamento e non solo in televisione. Infrastrutture vuol dire strade, alcune sono già progettate e finanziate, ferrovie, alcune già finanziate, però servono anche infrastrutture tecnologiche. Non puoi non essere connesso, non avere internet, non avere linea telefonica in mezza regione Sicilia. Il ponte sullo stretto è una parte del tutto, non basta solo, è necessario, perché non puoi fare Palermo-Catania, arrivare a Messina e poi perdere due ore prima di arrivare a Reggio, quindi per unire Sicilia, Calabria, Italia ed Europa il ponte sullo stretto è fondamentale. L'importante è che non rimanga solo lì e quindi serve collegare anche Agrigento, Enna, Caltanissetta, Trapani, quello che non è sull'attuale asse viario, e conto di tornare ad Agrigento senza miracoli ma con un po' di lavoro in più e qualche infrastruttura in più. Noi abbiamo due proposte: uno, azzerare la legge Fornero per mandare in pensione gli ultra sessantenni e aprire questi spazi di lavoro ai ventenni nel pubblico e nel privato; due, ridurre le tasse a chi crea lavoro. Oggi un giovane anche in Sicilia, grazie alla Lega, si apre la sua prima partita IVA, paga solo il 5% di tasse per 5 anni. Ultima riflessione: una revisione necessaria del reddito di cittadinanza. Letta dice che bisogna estendere il reddito di cittadinanza a più immigrati che sono arrivati qua anche da poco tempo. Io dico invece che bisogna fare più controlli, lasciarlo a chi non può lavorare, ma se qualcuno rifiuta un'offerta di lavoro non può andare avanti a prendere soldi alla faccia dei siciliani che si alzano la mattina per andare a lavorare. Sì, sono assolutamente lieta del fatto che Matteo Salvini abbia voluto prestare attenzione ad una tragedia come quella di Ravanusa, che ha colpito non solo la provincia ma ha avuto una portata nazionale. Quindi in maniera molto istituzionale ci siamo sentiti in dovere di omaggiare quelle vittime. E poi che abbia accettato l'invito della storica sezione di Cammarata a presenziare su questo territorio, territorio spesso dimenticato, quello della zona montana della nostra provincia, proprio perché è sempre più facile dare attenzione ai capoluoghi e dimenticare le zone di periferia. Noi siamo qua, non ci servono i grandi palcoscenici, ma ci serve stare in mezzo alla gente che vive il territorio ogni giorno.